Per quanto riguarda, diciamo, i miei concittadini, ovviamente, stanno vivendo dei momenti, diciamo, estremamente delicati, però devo anche ammettere che hanno dimostrato grandissimo senso di responsabilità. Abbiamo assistito ieri anche sui social un po' alla psicosi perché si parla del fatto che potesse aver partecipato al carnevale, Per quanto diceva. riguarda la partecipazione al carnevale, la escludo almeno per quanto mi è stato riferito. La ragazza, diciamo che sì, ha avuto dei contatti, però la quarantena nella frazione di Abate Marco l'abbiamo estesa a diverse persone. Non ci sono contagi in atto. I soggetti in quarantena, quasi tutti, già gli è stato praticato il tampone. Quando lei dice in buone condizioni, in effetti non aveva grossi sintomi, se non Allora, quelli di una normale influenza. diciamo che quando si è recata al pronto soccorso, la ragazza presentava una sintomatologia che potesse far pensare a una problematica virale, nel senso che manifestava iperpiressia, tosse, stato astenico, per cui voglio dire, c'era la sintomatologia, però le condizioni, diciamo, di fondo sono ottime, non ci sono segni di insufficienza respiratoria, non ha nessun sintomo, diciamo, che possa mettere in evidenza problematiche di fondo. Anche la città di Vallo è un po', insomma, in subbuglio, visto che è stato interessato l'ospedale, poi si parlava anche di un Ma possibile. sì, diciamo che è un fatto fisiologico questo, episodi del genere producono questo tipo di manifestazione, ma io da sindaco dico di mantenere la calma, limitare i contatti, spostarsi solo se strettamente necessario. E ci sono dei ristoranti dove è stata la ragazza? Ma su questo non ho certezze. Pare di sì che abbia avuto, diciamo, contatti anche in un locale che appunto si trova qui al capoluogo a Montano, ma che, ripeto, in via del tutto precauzionale è stato, diciamo,